Intanto buongiorno a tutti, oggi per me è un grande piacere presentare la Scuola Calcio Chievo Verona per disabili. Grazie all'intervento di Ami e del suo presidente Miglioranzi siamo riusciti a partire con questo progetto ambizioso. Vogliamo dare spazio alle realtà sociali, quindi alle cooperative, alle famiglie, in modo tale che questi ragazzi durante la settimana possano avere la possibilità di fare delle attività nell'elite di Verona, come il centro sportivo Bottagisio, con tecnici preparati del Chievo Verona, e cercare di creare una normalità per loro che li possa portare nel corso della stagione ad avere dei confronti sia con altre realtà simili e sia con realtà del Chievo e del settore giovanile del Chievo. Lo scopo è fondamentale, direi, e l'idea è stata eccezionale di presentare all'azienda che presiede un progetto sotto il profilo sportivo, umano, decisamente intelligente e sensibile, dare la possibilità a questi ragazzi che per qualcuno possono essere sfortunati, ma per i molti sono ragazzi speciali, di potersi esprimere e esprimere le loro attitudini. Per chi conosce, come anche sottoscritto conosciuto direttamente in famiglia, la possibilità di avere un contatto con persone diversamente abili, si sa che danno qualcosa in più, per cui dargli la possibilità attraverso un progetto che dura una stagione, quindi un anno sportivo, di potersi esprimere e dare proprio il loro valore è un atto importante anche socialmente, proprio per far sì che le famiglie possano sentirsi serene nel loro vivere quotidiano assieme a questi ragazzi. Bene. A posto? Bene, grazie signori. Ringrazio Amia perché senza il loro prezioso aiuto anche questa ulteriore attività sarebbe stata difficile da fare. Non hanno neanche discusso, hanno approvato il progetto e hanno fatto subito e ci hanno aiutato subito. Quindi, visto che la città ha dato tanto a me personalmente e al Chievo, è giusto che il Chievo restituisca alla città per quello che riesce a fare, almeno in questa attività.